Una selva di maestosi ulivi secolari ricopre le dolci colline di Puglia. Al di sotto brillano nel buio fantastiche forme, cristalli, drappeggi, volute di alabastro. Le grotte di Castellana si aprono nelle Murge di Sud-Est, un altopiano calcareo formatosi nel Cretaceo per il lento depositarsi sul fondo di bacini marini di piccoli organismi. Al seguito di sollecitazioni tettoniche, i banchi di calcare furono soggetti a numerose fratturazioni. L'acqua piovana, infiltratasi, diede vita a veri e propri corsi d'acqua sotterranei, scavando gallerie e caverne. Le cavità, abbandonate dalle acque, divennero fossili. Si verificarono crolli e ampi lucernari nelle volte illuminarono il buio. È il caso della grave delle grotte di Castellana, l'ambiente d'accesso alle cavità. Smisurato pantheon naturale sorretto da un pilastro di luce solare, che è uno spettacolo sempre diverso a seconda del periodo dell'anno e dell'ora del giorno. Il 23 gennaio del 1938, nel corso di una campagna esplorativa in Puglia, lo speleologo lodigiano Franco Anelli si affacciò sull'orlo della grave e discese al fondo. Fu l'inizio dell'avventurosa esplorazione, proseguita poi con l'aiuto del castellanese Vito Matarrese, al quale si deve la scoperta dell'abbagliante Grotta Bianca nel 1939. Il lancio turistico arrivò all'indomani della guerra, quando Franco Anelli assunse la direzione delle grotte di Castellana. Dall'epoca della scoperta, oltre 14 milioni di visitatori hanno potuto ammirare l'ineguagliabile lavoro millenario della natura. Dal lucernario della grave appare un ritaglio di azzurro incorniciato da una corona di lecci. È il limpido cielo di Puglia. Di qui inizia il viaggio sotterraneo. Il percorso si sviluppa ad una profondità di 70 metri secondo due itinerari di diversa durata e lunghezza. La temperatura degli ambienti sotterranei è di 18 gradi centigradi. Il tasso di umidità è superiore al 90%. Il tratto delle grotte di Castellana accessibili al pubblico è costituito da ambienti molto vari per forma e dimensione. Ovunque stalattiti, stalagmiti, cortine, colonne, preziosi cristalli. La fantasia dell'uomo ha suggerito nomi bizzarri: la lupa, i monumenti, la civetta, il precipizio, il corridoio del deserto, la cupola e la Grotta Bianca, che è l'ultima caverna, definita per la ricchezza e il biancore dell'alabastro, la più splendente del mondo. Le grotte di Castellana, nel cuore della Puglia più bella, bisbigliano una storia millenaria, scritta con parole di pietra.